avvisateci per i volumi un po' bassi, non è colpa nostra. Thank you.
Ieri sera eravamo davanti a una cinquantina di bolzanini in piedi. E ora voi siete tutti seduti, mi date un po' fastidio. Se poteste alzarvi e avvicinarvi, sarebbe molto meglio. Un po' di gente che aspetta qua. Eh no, ma non lo dico per noi, perché molti vogliono entrare e sold out. Poi se no non ci pagano. E se no dovete darvi il cambio. No, in piedi qui. No, appena sulla linea T, lì, qui. Allora, ciao. Questo era il Brugo 3. Ora suoniamo un pezzo vecchio, ma nuovo. Siamo Frankenstein. Ciao. Siamo Frankenstein. I know. Try that. Thank you.
Thank you.
che mi manca proprio il sostegno morale. Ma i bassi li posso aumentare un po'? No! Che gente! C'è il proprietario del locale? Il gestore del locale? No, è nascosto. Ah, ecco. Perché senza occhiali non... prova a farlo. Prova! Si vengono a fermarsi, si scende la bottiglia. L'accetta. No, un po' in spianco. Grazie. E ora, visto che non vorremmo causarvi troppe emozioni, ci vedo un po' troppo esuberanti, no? Facciamo qualcosa di leggermente diverso. Di che sei arrivato?
quinta carica cado. Dopo il nippo trentino, anche il nippo calabrese.
dalla lettina al primo piano. E quindi questo sarà l'ultimo pezzo. Ma forte, veramente? Sì. E questo è un momento importante nella carriera di Dilemma, questo pezzo, perché è una svolta qui, non vivo qui spesso, molti gruppi arrivano. E cioè quando cominci a suonare fai un po' il cazzo che ti pare, no? Poi a un certo punto, un po' perché... A fine concerto, fermate? Potete portarlo via di più. Stai zitto. Un po' perché vuoi fare più soldi, un po' perché a fine concerto ti chiedono cosa volevi dire. Allora anche il Dilemma ha deciso di passare alla lingua italiana per comunicare più direttamente con il proprio pubblico. E questo pezzo segna un po' questa svolta. E quindi prestate bene, è una storia d'amore, poi partiamo, anzi, vabbè, muore la moglie e lui per il dolore la segue dopo poche ore. Una storia vera, un titolo del Tirreno, che è tipo il Ladise di... Scusa. We'll be right back.
Grazie. Non disperate, potete riascoltarci per 10 miseri euro. Ci sono dei CD, c'è anche una bellissima maglietta che ha disegnato Francesco. Lui, ed è bellissima per l'appunto, il delayed lama, il lama ritardato, credo che abbiamo ancora due magliette, quindi affrettatevi. Meglio due canzoni. Avramo. Ma non sono tanto convinto. Io penso stanco. È difficilissimo, no, non ve lo spiego se no. Thank you.
basso Gianneschi, la chitarra Brunella Turella. Bravo! Bravo! Vuoi farne uno? Ma non vedete se guarda amici, no? Allora io sono quale volete risentire? Se non la scegliete smettiamo. Tanto si può usare un esercizio. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi sono rovesciato. Ah, questo. Sì, sai chi c'è? C'è la persona che ha detto questo titolo. Mi sono rovesciata il bruco treno. È una frase che ha detto Ilaria Basso di Natale e ho deciso che diventasse il titolo di questo pezzo. È bellissimo. Ma dov'è che stai? Cosa voleva dire? We'll be right back.
Non puoi abbassare niente. Yes, don't know.